Isherwood, noi la conosciamo come, soprattutto come musicista di musica contemporanea, ma non solo. Lei ha avuto da sempre questa voce importante, oppure se l'è costruita negli anni? Allora, io ho cominciato il canto all'età di 11 anni nel coro delle Voci Bianche del Teatro dell'Opera di Parigi, ed è stata un'esperienza per me meravigliosa di trovarmi in teatro. Il mondo del teatro per un bambino è un mondo magico, meraviglioso. E già allora ho cantato un'opera contemporanea, perché abbiamo fatto un'opera che si chiama L'Annonce Faite à Marie, del fratello del famoso cineasta Rossellini. E hanno preso pochi bambini per cantare questa musica contemporanea, i bambini che erano bravi come musicisti. E secondo me c'erano anche dei micro intervalli, perché mi ricordo che hanno messo un violinista accanto a noi per darci le altezze, e probabilmente perché c'erano dei quarti di tono, qualcosa che necessitavano la presenza di un violinista, di uno strumento a corde. Dunque, un'esperienza che l'ha portata a guadagnare soldi subito da piccolo, è un'esperienza che le ha aperto il mondo del teatro. Quindi lì è stato lì che lei ha deciso di diventare cantante. Sì, assolutamente. Già a 11 anni gli adulti mi chiedevano: ma cosa vuoi essere quando sarai grande, come si fa? E io dicevo: cantante lirico. E gli adulti dicevano: ma dopo vorrai fare il vigile del fuoco, il poliziotto? E io dico: no, io sarò cantante lirico. E quindi una decisione presa 50 anni fa, e da 50 anni diciamo che mi pagano per cantare, e ho questa grande fortuna. Tra i compositori che lei ha incontrato, con cui ha lavorato, che sono tantissimi, non si possono elencare, c'è stato qualcuno che le è rimasto, che ha lasciato un'impronta particolare nel suo mondo poetico? Sì, quello più importante è senz'altro Karlheinz Stockhausen. Dico spesso che Stockhausen era il mio padre musicale e Elliot Carter il mio nonno musicale. Ho lavorato con Stockhausen dal 1984 fino alla sua scomparsa nel 2007 regolarmente. E ho veramente imparato, direi, a essere musicista da lui, non soltanto per la sua musica, ma rispetto a un'etica di lavoro, un'etica musicale, un idealismo che lo caratterizzava e che lui ci trasmetteva a tutti i suoi interpreti di predilezione. Lei ha iniziato appunto in Francia, abbiamo sentito, ma dopo il suo mondo si è aperto a praticamente tutto il mondo. Cioè, lei parla tantissime lingue come madrelingua e quindi questo mondo si è un po' evoluto. Dalla Francia dove è andato poi? Allora, la Francia è una storia molto importante anche della mia famiglia. Mio nonno ha combattuto con l'esercito francese nella prima guerra mondiale, mia nonna, sua moglie, ha studiato francese all'università, la mia altra nonna ha studiato architettura alla Sorbonne, e io sono adesso cittadino francese, anche sono francese e americano, e quindi la Francia è la mia seconda patria, diciamo. Per la musica non esistono frontiere, ho avuto la fortuna di cantare anche in Nuova Zelanda, in Australia, in Israele, in Messico, in tanti paesi in giro per il mondo. E Stockhausen mi ha veramente anche aperto il mondo, perché mi ha portato a giovane età nel Brasile. Ed era la prima visita per me al di fuori della nostra cultura europea.
e per me è stata una scoperta anche lì incredibile. Cerco regolarmente di andare al di fuori della nostra cultura, di scoprire musica che non ho mai sentito. Per esempio quest'estate sono stato nel Pakistan e ho sentito i canti dei discendenti dell'esercito di Alessandro Magno che vivono tuttora in tre valli dell'Himalaya, per dire. E tutto questo è partito col viaggio in Brasile, che mi ha fatto scoprire il mondo. E oggi lei cosa consiglierebbe ad un giovane cantante che vuole intraprendere la carriera, che vorrebbe fare quello che fa lei adesso? Adesso l'aspetto fisico è molto importante. Dico spesso che in ogni produzione sono il più vecchio, il più grasso e il più brutto della compagnia di canto, perché i colleghi spesso assomigliano a fotomodelle, a attori hollywoodiani, ed è importante curare questo aspetto adesso. L'epoca quando i cantanti venivano alle prove di scena in giacca e cravatta è finita. Ed è anche importante imparare a recitare, anche quell'aspetto importante. I registi hanno un potere immenso che non avevano quando ho cominciato la carriera. All'inizio della mia carriera erano piuttosto i direttori d'orchestra a comandare, adesso il regista ha molto da dire. Molto spesso i direttori artistici dei teatri sono registi. E quindi curare l'aspetto teatrale del lavoro e riuscire a cantare tutto il repertorio adatto alla propria voce. Se una cantante è soprano leggero, tutto il repertorio per soprano leggero, dalla musica antica fino alla musica di oggi e le prime assolute, perché adesso bisogna saper fare tante cose. Non è più sufficiente di cantare 15 ruoli di Verdi e Puccini e fare una carriera solo con quello. Bisogna veramente essere musicisti, essere attori, curare l'aspetto fisico ed avere una grande conoscenza del repertorio, di tutte le tecniche vocali necessarie per cantare tutto il repertorio adeguato alla propria voce. Lei ci ha anticipato, prima off records, che tra 2 anni sarà a Zagabria. Ci spiega a fare cosa? Sì, quindi stasera canterò la prima assoluta dell'ultima scena del Dottor Sincretico di Rocco Abbate e faremo fra 2 anni tutta l'opera con la mia regia. Un'altra mia attività è fare la regia del teatro musicale, delle opere, che è una cosa che mi piace tantissimo. E in questo caso è molto pertinente perché questa specie di demiurgo, dottor Sincretico, dice che è il regista assoluta del mondo e inizia lo spettacolo come regista vero e proprio. Poi si autoconsume e si trasforma in dottor sincretico e quindi il regista fa parte del personaggio principale che io interpreto, che canto, e in questo caso sarà anche il vero regista dello spettacolo e quindi dà un aspetto, diciamo, che viene dalla vita reale.